Soprattutto l'iniziativa si inquadra nella politica di sviluppo turistico del territorio. La nostra città ormai è diventata un polo di attrazione importante per il turismo nel Mediterraneo. Il nostro porto ha il suo fascino, è un porto peschereccio che attrae anche dal punto di vista culturale e dal punto di vista turistico. Va attrezzato meglio, è quello che stiamo tentando di fare. Per intanto iniziamo in via sperimentale questo bel rapporto con la società che gestisce queste navi da mini crociera. Si tratta comunque di navi abbastanza lunghe, non si tratta di battelli, di navi che superano i 65-70 metri di lunghezza, che porteranno centinaia di persone che cammineranno per la nostra città, che osserveranno il nostro centro storico e che speriamo potranno anche diventare ambasciatori delle potenzialità del nostro territorio. Mazara del Vallo, da questo punto di vista, suscita sempre grande interesse, qualche volta persino lo stupore. I turisti che vengono a Mazara del Vallo si aspettano un piccolo borgo marinaro e quando scoprono che invece è anche una bellissima città d'arte, restano sorpresi nel constatare che soltanto da pochi anni Mazara del Vallo è entrata nel circuito del grande turismo. È una bella cosa, speriamo che questa iniziativa sperimentale che vedrà dal 20 di maggio la propria attività possa consolidarsi nel tempo e mi auguro che la regione siciliana acceleri quanto più possibile le pratiche per l'escavazione del porto canale in modo tale che il fiume non sia soltanto il porto peschereccio per il lavoro per i nostri marinai ma sia anche una fonte di attrazione anche dal punto di vista turistico.